Buongiorno a tutti, sono le 8 del mattino, qui c'è Nala che dorme ancora sulla sua mia coperta, ma vabbè, le piace, tiriamo su e poi vado a far colazione. Mi sono accorta solo adesso che non ho neanche acceso l'albero, non so come mai, perché solitamente questa è una cosa che fa sempre Federico, gli piace un sacco accendere l'albero. E poi devo anche cambiare data perché oggi è il 16, devo cambiare i cubi, quindi l'1 passa di là e il 6, eccolo qua, e voilà. Ok ragazze, mi sento rinata nel vero senso della parola, capelli fatti, lavati, stirati, ho fatto anche un po' di trucco perché sapete che ultimamente mi fa star meglio sistemarmi un pochettino, anche se non devo fare granché, però forse dopo devo uscire, adesso vediamo, perché devo fare dei pacchettini di Natale oggi. E quindi se non mi basta sono tentata di andarmi a fare due passi, andare fino al cinese e far che prendere i rotoli che mi servono, però vedrò più tardi se riesco a fare tutto, se ce la faccio. Detto ciò, vi volevo far troppo ridere ragazze perché volevo già raccontarvelo durante la colazione, solo che ero un po' di corsa, avevo troppe cose da fare, ci tenevo assolutamente a farmi sti capelli, non potevo più vederli, e le sopracciglia soprattutto perché erano spesse, anche se la forma non mi soddisfa ancora del tutto, ma è più ordinata di prima. E no, vi volevo far ridere perché stamattina mi sono svegliata, ho controllato i vostri commenti che sono sempre bellissimi, anche prima mi sono messa a rispondere a tantissime di voi e vi ringrazio sempre perché siete troppo troppo carine, troppo gentili sempre e comunque, sia in direct, in privato che sotto al vlog. Ma mi ha fatto veramente morire dal ridere il commento di una che non ha mai commentato, mi pare, sotto i miei video, dove mi scrive, intanto insultava voi dicendovi che siete delle sceme perché mi guardate perché sono in pigiama. Cioè, mi ha veramente, ragazzi, sono proprio scoppiata a ridere. Ultimamente mi va via la voce, non so perché. Proprio sono scoppiata a ridere perché ho detto no, vabbè, cioè la gente proprio non sa più a cosa attaccarsi, a come scaricare la propria frustrazione, cioè non mi spiego veramente certe frasi senza senso, cioè anche perché ragazzi, i vlogmas capirete bene che essendo comunque spesso, e con questo mi riferisco anche a ragazze che oltre ai vlogmas comunque vloggano magari un giorno un giorno sì, un giorno no, o anche tutti i giorni, per non parlare di chi magari lo fa come lavoro, è ovvio che vloggando tutti i giorni o comunque molto spesso ci si trovi molto spesso a casa, soprattutto per una come me che è a 7 mesi, quasi 8 di gravidanza, in cui fuori fa freddo, quindi non ci sono neanche, dico, 25 gradi che uno dice vado a un parco a farmi un giro. E poi tra l'altro c'è anche chi non vlogga fuori perché si vergogna, tipo io ho la videocamera, non vloggo col cellulare, ho proprio una videocamera, quindi proprio fuori ti guardano anche un attimino, no? In Italia c'è ancora un po' questo concetto di un po' il tabù, no? Di chi si filma un po' da solo, non è così semplice. Quindi mi ha fatto ridere perché veramente non so, ce l'ho in terra sto commento, non ha senso. Purtroppo ci sono alcune persone che vedono youtuber per gioco, perché ripeto, io sono una youtuber per gioco, perché ho iniziato così, per tenermi compagnia, per avere delle amiche, per scambiarmi dei consigli, soprattutto adesso che sono appunto, da quando sono mamma, e adesso ancora di più perché sarò doppiamente mamma, e sulla casa, sui figli, è bello scambiarsi dei consigli ed è bello avere, sapere che dall'altra parte ci siete voi che mi sostenete, mi date dei consigli. Però io davvero queste cafonate, cioè questa qua ha dato delle sceme a tutte quelle che mi seguono, perché io faccio i vlog in casa col pigiama, ho capito, io faccio quello che posso,
Viene da dire, non è che posso intrattenervi sempre con cose che hanno un costo, tipo non lo so, cioè ragazze, ma cioè, non ha senso, non ha senso, se ne escono con queste frasi proprio che fanno, ormai mi fanno ridere, proprio per questo io non cioè, non autorizzo, non lascio più tutto pubblico, no? Anche quelli che magari noto che ho caricato il video, tac, non mi piace. C'è anche chi si prende la briga, davvero, io andrei a stringergli la mano, veramente. Ma non ve lo dico da persona rancorosa o infastidita, assolutamente. Proprio mi metto nei panni di quella persona, no? Quella persona, quelle 5, perché io solitamente in ogni vlog ci sono quei 5 dislike e circa 200 like. Chi ha piacere di mettere like lo metta, diversamente non importa. Però quando io carico il video dal computer vedo che appena va online, tac, non mi piace. Sono sempre le solite 3-4 persone che mettono il dislike, quindi il non mi piace, e ripeto, stringerei la mano a queste persone perché se un video non ti piace, andare lì, cliccare, guardarlo tutto, c'è anche chi non lo guarda tutto, già a priori ho pubblicato un video, mettiamolo il non mi piace così per dispetto, ma cioè a me proprio non è che ragazze. Sono altre le cose che feriscono le persone e soprattutto bisogna vedere da chi vengono fatte. Non è un dislike che mi manda in crisi nera, eh. Non capisco la gente veramente, ma non c'è neanche da porsi domande. Io ieri ho guardato i video di Issima91, non so se l'ho seguito, un ragazzo carinissimo che seguo da tantissimo, che ha ricevuto delle minacce di morte. Io sono rimasta allibita, ragazze, allibita. Cioè, sotto Natale, tra l'altro, ma anche fosse d'estate, cioè, non è. Ma sotto Natale ancora fa più, ancora più schifo. Minacce di morte. Ma dove siamo? Perché gay? Perché qua, mamma, no, non ci siamo, non ci siamo assolutamente. Cioè, è brutto perché, ragazze, poi alla fine uno rischia di. Cioè. C'è gente che vede lo youtuber come ah, oggi sono frustrato, oggi sono incazzato, ho litigato con, la mia vita non mi piace. Apro il computer e a priori mi sfogo con sta poverina che cosa sto facendo di male, ragazze? Sto condividendo con voi una mia giornata come se fosse un diario, no? Per avere magari un ricordo della mia gravidanza, per darvi a voi magari un consiglio personale. Che può piacere o non piacere, infatti il dislike, cioè ci sta, ragazze, non c'è niente di male a mettere un dislike, assolutamente, ma quando si arriva a essere delle cafone in cui si dà delle sceme, io il commento non l'ho approvato, non lo troverete qui sotto, ma per rispetto nei vostri confronti, perché più che me che ha detto semplicemente ah, oh, questa fa il vlog in pigiama e voi sceme che la guardate. Mi è dispiaciuto più per chi mi segue, capito? Quindi mi ha dato fastidio che abbia dato delle sceme così gratuitamente a chi semplicemente si intrattiene con i miei video per compagnia. Che poi tra l'altro io li guardo i vlogmas. Io guardo un sacco di ragazze che seguo che fanno i vlogmas e sono tutte in pigiama. Cosa volete fare d'inverno? O magari io non voglio filmare fuori perché mi imbarazza tirare fuori la videocamera e mettermi lì. Ciao ragazze! È normale, c'è chi è più sfacciato. Magari se c'è Riccardo esco, mi faccio meno problemi. Se non c'è, diciamo che due problemini in più me li faccio con la videocamera. Ripeto, col cellulare è più facile. Cioè, se non le piace la persona in pigiama, cambiasse canale, andasse a vedersi i vlog di chi viaggia, di chi fa. Cioè, ognuno ha i suoi gusti, ragazze. Se io guardo una cosa in televisione e non mi piace, mi fa schifo. Non è che mando una mail a Mediaset che scrivo ah, che fate schifo perché avete girato un film tutte le scene in pigiama o strusciate le ciabatte per terra perché c'è una ragazza che seguo che viene messa in croce in pubblica piazza perché struscia le ciabatte, cioè a casa sua farà quello che vuole. Se ti dà fastidio, chiudi il video, esci e guardane un altro. Cioè, c'è chi si accanisce che vuole vederti lo stesso, ma tu non devi fare quella cosa. No, io sono a casa mia, sono abituata a strusciare le ciabatte, posso provare a fare più attenzione perché vi dà fastidio, ma se capita non dovete, cioè, capite? Non ha senso, però ormai il web è così, quindi io
Proprio per questo, ripeto, la prendo a ridere, perché fa ridere, fa realmente ridere, e non ha la feccia, non la feccia intendo i commenti maleducati, perché le critiche costruttive, ragazze, io le accetterò sempre, sempre. Io non ho mai risposto male, non sono mai stata aggressiva con una persona che dice le cose in maniera educata. Rispondo, perché non sono una che sta zitta, ma in maniera educata. Diversamente, io ragazze, le persone che insultano, le persone aggressive, le persone che impongono, le persone maleducate, non le accetto più sul mio canale, ma perché ho bisogno di cose belle. Cioè, ho bisogno, il YouTube deve essere preso per quello che è un passatempo, non deve essere una lotta, una guerra, capite? Quindi io la penso così e non accetto più commenti di questo tipo e non verranno neanche approvati. Stop. Chiuso il discorso. Già che ci sono, prima che viene buio, perché devo anche vedere per i pacchetti, volevo aprire la casellina di oggi. Vediamo un po' cosa c'è di bello. Allora, 16, oggi l'ho trovato subito, che bello, speriamo sia un rossetto liquido matte, perché mi stanno piacendo un sacco. Mi pare sia un rossetto liquido, quello scuro anche, vediamo se sto giro, oh, ce l'ho fatta. Vediamo se è matte, dimmi di sì, si chiama Recollect. E matte, evviva, bellissimo! È un color sempre sul vinaccia, comunque. Il colore è sempre quello. Che bello, sono troppo felice. Quando trovo questi qua matte ci vado pazza, pazza, pazza. Così posso alternarlo all'altro. Allora, sì, è tanto scuro. Tanto tanto, è molto bello, molto natalizio, ma secondo me è molto difficile da applicare perché è un colore veramente difficile. Secondo me l'ideale è mettere appunto una matita al bordo perché così si rischia veramente di fare un pasticcio. Ho fatto fatica, però molto carino. Anche per Natale mi piace molto, adesso sembra un fantasma. Perché è davvero molto intenso, però è carino, voi che ne dite? Non mi dispiace, quindi per Natale sono indecisa se mettere questo qui, però è tanto scuro. Il rumore dello specchio è tanto, tanto scuro. Adesso voi avete la luce puntata, ma vi assicuro che è molto, molto scuro. Però se la giocano praticamente, aspettate che tanto adesso poi lo vengo a togliere perché in casa un rossetto così sembra un po' ridicolo. Era giusto per farvelo vedere. Ecco, vedete? Forse così rende di più. Vedete quanto è scuro? Però è bellissimo, eh? Per Natale secondo me questo è spettacolo. Spettacolare. Mi piace. Magari ci faccio qualche foto su Instagram, però per Natale, cioè guardate al buio come sono scure, sembrano nere. Per Natale se la giocano tantissimo questo qui che ho trovato oggi e questo qua che è questo rosso, vedete un po' glitter. Però questo è molto carino. Qui ci va qualche foto su Instagram. Vi dico solo, solo che non ho sudato freddo di più perché ho acceso la videocamera per dirvi una cosa che adesso vi dirò di Instagram, di due propostine video. Mi è venuto un colpo perché ho acceso la videocamera e mi è uscito il messaggio, errore, una scritta mai vista che non è mai successo da 2 anni che ho questa videocamera. Errore, hai 17 secondi per cliccare, cioè sembrava una bomba d'autodistruzione. Al che mi è venuto da fare a nulla e capire un attimo tutti i video che avevo fatto oggi del vlog completamente scomparsi nel nulla. Ho
Ho detto no, cioè ero come una cretina da sola in casa che dicevo no, no, dai, cavolo, no, tutto il vlog di oggi, no. Boh, attimi di panico, cioè avevo il cervello completamente annebbiato. Ho detto adesso, adesso, adesso. E stavo già mentalmente preparando a fare delle stories su Instagram per dirvi l'accaduto e quindi dirvi che stasera non c'era nessun vlog. E ho provato a collegare la. Ho fatto di tutto, ragazze, ho fatto di tutto. Ho provato a collegare la videocamera al computer e mi dava zero video. Nella videocamera zero video. Mi dava che la memory card che c'è all'interno della videocamera non esisteva neanche. Ho detto no, vabbè, se ci imita la memory card, insomma, dove c'è la memoria, no? Al che ho detto. Provo ad andare per formattare, pertanto ormai ero rassegnata, e mi è di nuovo uscito Nala. E mi è di nuovo uscito quel messaggio. Ai 17 secondi ho fatto ok invece che annulla e ha ripristinato l'errore e i video c'erano di nuovo, al che ho subito infilato il cavo nel computer, ho scaricato subito i video che avevo fatto stamattina, ho detto oddio, ancora ricapita, non si sa mai. Cioè, niente di grave, però caspita, da stamattina che faccio il vlog ho detto delle cose e mi scocciava, insomma, doverle ridire tutte da capo, da zero domani, anche il calendario dell'avvento, insomma. Panico, però vabbè, risolto. Per fortuna non è andata come credevo. Ogni tanto un po' di fortuna mi assiste. E volevo dirvi appunto una cosa riguardante un paio di idee video, visto che l'ho messo solo su Instagram il sondaggio. A questo punto io vi faccio vedere le stories di Instagram dal mio iPhone e così in caso nei commentini gentilmente chi non ha Instagram mi dica la sua, quindi che cosa preferirebbe. Quindi vi faccio ascoltare. Allora. Buona domenica. Allora ragazze, questa domenica volevo mettervi un sondaggio per due proposte di video che ho. Una l'avevo già proposta, ma non erano arrivati tanti argomenti, quindi in caso ve la ripropongo, e l'altra è una novità. Quella che avevo appunto già messo era di mandarmi degli argomenti e io appunto tramite dei mi preparo con voi o dei video chiacchiericci dico cosa penso di quel determinato argomento scelto da voi. L'altra idea invece è una sorta di posta, una rubrica in cui leggo le vostre esperienze oppure mi chiedete dei consigli di cuore, diciamo, di qualsiasi argomento e io vi rispondo. Quindi vi lascerò proprio qui sotto, qui il sondaggio, scegliete cosa vorreste vedere una volta a settimana tra le due opzioni. Non so se appunto già dal mese di dicembre o al massimo dall'anno nuovo, comunque così ci organizziamo. Ragazzi, ho dimenticato di dirvi una cosa fondamentale, che se scegliete la posta esperienze, quindi dove leggerò le vostre storie, ovviamente tutte assolutamente in anonimato, quindi leggerò la storia ma non il nome di chi la manda. Ecco, questo è tutto, quindi così avete capito anche voi di cosa si tratta. Se avete piacere di farmi sapere anche qui nei commentini, soprattutto chi non ha votato su Instagram, almeno io faccio una sorta di media e vedo cosa prevale, insomma, sceglierò uno dei due, una delle due tipologie di video. Sono molto simili tra loro nel senso che una scegliete degli argomenti generici e io appunto dico cosa ne penso, dico la mia, il mio pensiero, nell'altra invece diciamo ascolterò le vostre esperienze, se avete dei consigli, ovviamente anche lì dirò la mia, però più che altro si tratta di consigli, quindi una sorta di posta, rubrica posta tra di noi, ecco, che poi penserò come chiamare, però insomma è una cosa anche carina, insomma è curioso, no? Senza ovviamente stare a dire il nome di chi la manda, io leggo le esperienze, dico la mia, insomma, in base anche al mio vissuto e alle mie esperienze.
Detto ciò, io mi vado a rimettere il pigiama perché ho messo questa camicina per fare una foto su Instagram che spero vi sia piaciuta. Se non l'avete vista, andate a vederla. E se non mi seguite su Instagram, seguitemi perché spesso metto, appunto, avete visto delle stories, dei sondaggi. Vi chiedo spesso cosa preferite. Nei limiti del possibile, cerco di sempre di accontentarvi. Quindi è sfiziosa come applicazione Instagram. A me piace tantissimo, la utilizzo tanto. E soprattutto quando voglio mettermi in contatto con voi, non ho il tempo di editare e caricare un video, anche solo girarlo, è più immediato, ci sentiamo in maniera più diretta, ecco. Comunque dicevo, adesso vado a mettermi il... vi lascio comunque qui il mio nome di Instagram, mi vado a rimettere il pigiama e a togliermi questo rossetto perché in casa veramente non sono poi uscita, quindi vedrò... che carta mi è rimasta da regalo. Allora ragazze, sto preparando la cena, faccio appunto il minestrone e mi sono sentita tanto bene prima, non so se è un calo di pressione, non ho capito bene, e ho anche parecchia fame, infatti poi quando è pronto il minestrone lo frullo e ci metto anche della pastina in maniera che mi sazi un po' di più. Ora stendo anche la lavatrice, spero che il minestrone faccia in fretta perché ho famissima. Meraviglioso amore mio, meraviglioso come un quadro che ha dipinto Dio, con dentro il nostro